Continua la somministrazione dei vaccini anti-Covid ad Avezzano, nella palestra dello stadio De Pini, dopo che nelle settimane precedenti venivano somministrati presso l'ospedale del capoluogo marsicano. Oltre che per la residua quota di operatori sanitari, le vaccinazioni proseguiranno senza sosta da lunedì al sabato a over 80 forze dell'ordine e docenti operativi nella piana del Fucino. Stiamo vaccinando ormai da oltre un mese, abbiamo messo a disposizione questa palestra, l'abbiamo attrezzata direttamente noi come comune, noi però non abbiamo mollato nemmeno lo screening dei test antigenici, perché l'altro ieri e ieri abbiamo fatto circa 750 test antigenici e abbiamo rilevato 4 positivi, quindi monitoriamo giornalmente anche la popolazione. Al momento vengono somministrate circa 320 dosi al giorno, ma a breve si arriverà a superare le 400 somministrazioni giornaliere. Le cose stanno andando bene, chiaramente non è sufficiente vaccinare più o meno circa 350 cittadini al giorno. La Marsica è una popolazione molto numerosa, di circa 143.000 pazienti, quindi abbiamo chiesto che venissero rafforzate le vaccinazioni, per esempio mettendo un posto di vaccinazione a Tagliacozzo e a Pescina, dove peraltro ci sono due presidi ospedalieri, e noi abbiamo messo a disposizione, se dovesse servire, già attrezzata e quindi sarebbe funzionante in 2 giorni, un altro immobile attrezzato che sta all'uscita della superstrada in piazza San Giovanni. Un invito particolare viene lanciato dal primo cittadino di Avezzano, rivolto ai numerosi giovani e agli studenti. Ragazzi, facciamo un ulteriore sacrificio, evitiamo il pomeriggio nelle ore tarde serali di fare assembramenti, stiamo uscendo, lasciateci lavorare, facciate in modo che completiamo queste strutture per fare i vaccini, poi ci ridivertiremo tutti insieme. Per il momento vi prego, veramente voi credete in me, so che mi credete, mi volete bene, evitiamo di fare assembramenti. Questa è una richiesta che vi faccio veramente col cuore e faccio con quello spirito di rapporto che con voi ho sempre mantenuto.